mi hai visto, eh? Dai. Senti, io ho 10 figli in Senegal, per favore. Tu! Tu hai 10 figli in Senegal? Cioè tu mi stai dicendo che hai messo incinta una povera donna nera per 10 volte e sei qui a cazzeggiare prendendo collanine? No, 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 io ho messo incinta 3 donne! Tu hai messo incinta 3 donne? Ma tu sei un porco inseminatore bastardo, maledetto! Oh! Ma sei strano, tu sei tutta una Salvini. Tiziana, c'è un Salvini dentro ognuno di noi, ciao! Lascia fuori quando non te l'aspetto. Ma hai mai pensato di farti vedere da uno bravo? No, dico, per il tuo disturbo della personalità, eh? Lo so, Pizzi, non riesco mai a mettere d'accordo la femminista con l'africano. La femminista? Razzista! Di famiglia! Sì! È la casa di campagna! Lui magari se ne va allo stadio... E ti molla da solo a casa con sua madre! No, 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 intanto! Sdrammatizziamo questo biondo uomini e donne menopausa Mediaset con qualche colpo di sole e di luna. Ti faccio, Silver. Senti! Senti! Sta scrivendo! Si è fermato! Sta scrivendo! Si è fermato! Altri 30 secondi così io chiedo l'eutanasia! C'è una bella clinica in Svizzera. Ok, confermato, appuntamento per venerdì. Minchia. Meno male che non sono emotiva. Giada! Esci dall'acqua immediato! Scusi, ma lei perché sta chiamando mio figlio? Ma suo figlio non è questo qua! Giurata! Vai sotto l'ombrellone che mi hai fatto sprandare, maleducato! Ma quindi la verità ti deve andare a bottare? Bottania? Se c'è giornatino di sole, costumino tattico, me ne vado alle palmette, tanto ho fatto con l'SMS. Con l'SMS? Sì. Chiedimi se ne sai. Sapiens! Aspetti, c'è una mia amica che deve dire una cosa importante, scusi! Ma lo posso sapere se il protocollo numero niente che la fetta non sa niente!